Salve a tutti! Benvenuti alla nostra rubrica Sorsi di Cultura per valorizzare i tesori di terra del Vescovado. Oggi vi parleremo dei maestosi cedri dell'Himalaya del Parco Frizzoni a Pedrengo. Nel bel parco pubblico di Villa Frizzoni si possono ammirare alcuni capolavori della natura, detti i giganti di Pedrengo. Sono dei bellissimi esemplari di cedro deodara, altrimenti detto cedro dell'Himalaya. Il più alto misura 32 metri circa e ha una chioma di 25 metri di larghezza. Una vera eccezionalità botanica nel panorama lombardo. Cedro è parola greca usata per indicare una delle specie di ginepro. Cedrus deodara è termine sanscrito, l'antica lingua indiana, che significa albero degli dei. Il cedro vive sulle montagne della catena dell'Himalaya, al centro dell'Asia, ad un'altitudine di 1500 e 3200 metri di altezza. Qui gli esemplari raggiungono i 50-60 metri di altezza e un diametro alla base di 2 metri. Il suo legno è profumato, molto pregiato e assai duraturo. Il colore è giallo-bruno chiaro e l'olio che se ne ricava è utilizzato per la imbalsamazione. La pianta venne introdotta in Europa nel 1822 per abbellire i giardini delle ville private. Ha bisogno di un'elevata umidità atmosferica, anche se si adatta facilmente, però meno che alla siccità prolungata. Indubbiamente le dimensioni colpiscono, ma ancora di più la maestosità regale e armoniosa di questo gigante della natura, con il suo tronco a fasci, le pigne tonde e i rametti penduli, che lo differenziano dal più diffuso cedro del Libano o da quello dell'Atlante. Potrete rivedere questo contributo e tutti gli altri sul nostro sito terredelvescovado.it.